Il risultato più atteso, una prova da campione del mondo. Sulle strade di Torino si accende la luce di Filippo Ganna, prima maglia rosa di questo Giro d'Italia. Più forte di tutti, anche della tecnologia che lo ha abbandonato fin dall'inizio. A rimediare ci hanno pensato il talento e le gambe. Abbiamo una radiolina che è grande con un apparecchio acustico. Appena partito già non sentivo niente, ho detto bene. Filippo, vedi, ricordate le curve, non sbagliare perché sennò sei in terra, però è andata bene, me ne sono ricordate tutte, ero bello lucido di testa e siamo pronti per affrontare questi altri 20 giorni rimanenti. 58,7 km di velocità media per la maglia iridata, dietro di lui l'amico e rivale di sempre Edoardo Affini, distaccato di 10 secondi. A completare il podio il giovane talento norvegese della Jumbo-Visma Tobias Foss. Da Piazza Castello ai piedi della Gran Madre, tra gli uomini di classifica generale il migliore è João Almeida, davanti all'attesissimo Remco Evenepoel, all'esordio al Giro dopo il drammatico infortunio a Lombardia dello scorso anno. Convincente la prova di Vincenzo Nibali.